raggiungo la nostra Chiara Ricci. Buongiorno Chiara, ben trovata. Grazie. Storica del cinema e critica cinematografica, perché se pensiamo al cinema è difficile disgiungerlo dalla musica, naturalmente. C'è stato un inizio di tutto quanto questo, ma pensiamo anche al cinema muto. Quando c'era il cinema muto, c'era comunque della musica fatta magari dal vivo da musicisti. Assolutamente sì, non c'era il sonoro perché la pellicola ancora non prevedeva la banda sonora, ma c'era la musica dal vivo, quindi l'orchestra dal vivo, quindi in un certo senso c'era comunque una colonna sonora. La prima colonna sonora risale al 1914 con Francesca Bertini, con la Gabbia di Pastrone, quindi è la prima vera partitura scritta per il cinema. Addirittura Mascagni poi nel 1917 si occupa di musica per cinema, quindi anche l'opera, anche i grandi compositori di musica classica poi si danno al cinema, quindi contagia tutti, e poi musical, quindi c'è stata poi un'evoluzione, e poi oggi ci sono pezzi di musica che ormai fanno parte anche della nostra cultura popolare. Assolutamente, e poi in effetti poi con l'avvento del sonoro inizia anche una stretta relazione fra il regista e naturalmente l'autore delle musiche. E per questo ci sono stati dei sodalizi incredibili nel corso della storia nostra, della storia del cinema. Vogliamo esaminarne qualcuno quest'oggi, iniziando da quello che riguarda Sergio Leone ed Ennio Morricone. Allora ci vediamo un pezzetto di C'era una volta il West e poi ne parliamo. Io ho finito qui. Diventerà una bella città, Sweetwater. Ci passerete un giorno o l'altro? Un giorno o l'altro. Era il 1968, quanti anni sono passati, eppure immagini e sonoro sono entrati e ancora respirano quando uno rivede queste scene. Sì, sono immortali questa scena, poi in particolar modo, adesso spero di non che tutti abbiano visto il film perché altrimenti rischiamo di rovinare, però ecco, in questa scena i protagonisti sono Claudio Cardinale, Charles Bronson e Jason Robards, che tra l'altro è stato il secondo marito di Lauren Bacall, quindi altro grande attore anche di Hollywood. E questa appunto è la scena finale in cui c'è il tema di Jill, che è appunto Claudia Cardinale, che era una prostituta di New Orleans, che poi si trova a Sweetwater, che è questa cittadina immaginaria dell'Arizona, dove tra l'altro Leone ha voluto girare nella Monument Valley, dove John Ford aveva girato i suoi film western. Quindi è un ritorno al passato, e Sergio Leone ha voluto proprio ridare, omaggiare questi film. Tanti sono gli omaggi nel suo film, da Mezzogiorno di Fuoco a Sentieri Selvaggi, quindi grande cinema. E in questa scena, che è la scena finale di questo magnifico film, vediamo appunto Charles Bronson che ha compiuto quello che doveva, ovvero uccidere Harry Fonda, che è il cattivo, nonostante poi sia anche un bello, che è anche una dicotomia che ha voluto creare Sergio Leone, perché da bambino ha assistito all'omicidio di suo fratello e quindi se ne va. Lui ha compiuto quello che doveva fare. Sia lui che Jason Robards hanno un debole per Claudia Cardinale, si vede già da come si guardano, anche dal non detto. E poi c'è appunto la ferrovia, che è un'altra grande protagonista all'interno di questo film, ed è poi il motivo di litigio, di morti e di assassini, di furti, insomma, la ferrovia era il progresso. E quindi anche in questo caso Leone in un certo senso si distanzia da quel western che invece era territorio di frontiera, che era la caccia all'oro, la ricerca dell'oro,
Quindi anche qui è un allontanarsi e un andare avanti verso poi quella che sarà la trilogia. Questa è la trilogia del tempo di Leone ed è il primo film. Ennio Morricone instaura un sodalizio con Leone, ma non solo con lui, perché sì, avrà modo nel tempo di lavorare anche insieme a Tornatore. Allora noi vogliamo tornare a quel film, anche questo impresso nella memoria di tutti, il cinema che parla di cinema, con il nuovo Cinema Paradiso. Maestria di regia e naturalmente anche in questo caso un'altra colonna sonora che chiunque conosce, sfido sì, veramente a trovare qualcuno che non la conosca. Questa colonna sonora è di appunto Morricone e in realtà pare che la musica di questo pezzo, il tema d'amore di Nuovo Cinema Paradiso, l'abbia scritto il figlio Andrea Tornatore. E ovviamente qui, scusate, Andrea Morricone. E invece qui ecco, è un pezzo di storia del cinema che racconta il cinema. È un brano di circa 4 minuti più o meno in cui sono raccolti tutti i baci che nel film il proiezionista era stato obbligato a tagliare dal prete di allora, che era Don Adelfio, se non erro, interpretato da un dolcissimo Leopoldo Trieste. E quindi questo il personaggio che è Jacques Perrin, che è Totò Cascio da bambino, quindi è il piccolo Totò che ormai era regista affermato e si fa ha in eredità questa bobina insieme allo sgabello del proiezionista. Lui ormai è diventato un regista affermato e quindi si gode la visione di tutti questi film nel montaggio, di tutti questi baci tagliati perché non si potevano far vedere al cinema. Antonella, io immagino che Monsignor De Gregorio si stia guardando tutte queste ispezioni, non solo ispezioni di cinema ma anche musica e musica che fa parte dell'immaginario collettivo. Eh sì, Monsignor De Gregorio, abbiamo visto come lei ci ha detto il cinema, la musica è un'arte a parte perché sì, è irripetibile, perché se non incisa e seppur incisa suscita delle sensazioni diverse. Guardando anche l'importanza della musica nel cinema, di fatto ci porta a una storia del nostro paese che è caratterizzata dalla musica. Assolutamente sì, non a caso nel nostro paese nasce il grande melodramma, vale a dire la scena, il racconto, il fatto, l'episodio accompagnato dalla musica in tutti i suoi aspetti, strumentale e vocale. Ora, in Italia in particolare questo culto della musica per lo spettacolo ha trovato poi i grandi protagonisti sempre presenti al cinema. Immaginatevi queste scene che abbiamo visto senza il commento musicale. Improponibili, assolutamente. Ma tutto questo grazie anche al fatto che i grandi musicisti non hanno mai disdegnato di affacciarsi su quella che sembrava essere un'arte bizzarra, quella del cinema, e invece ne hanno intuito la grandissima potenzialità che difatti ne ha fatto poi l'arte più diffusa al mondo, lo strumento più diffuso al mondo. Andiamo subito a vederne uno che ha un altro film, insomma, che tutti quanti conosceranno, è La strada di Fellini, con le musiche naturalmente di Nino Rota, 1954. Ciao. Gelsomina, Gelsomina, papira di papira. Ciao! Ciao! Premio Oscar 1956 come miglior film straniero, e questo è proprio uno dei film, forse il film che diede notorietà internazionale a Fellini. Sì, questo è un film magico nel vero senso della parola. La protagonista è Gelsomina,
che appunto Giulietta Masina, una dolcissima Giulietta Masina, che in realtà per questo film non era voluta. Addirittura si sono fatti dei provini sia per con Silvana Mangano che con Maria Pia Casilio, che forse molti ricordano che era la fidanzata di Alberto Sordi in Numericano a Roma. Quindi è totalmente diverse. Tutta poi, altra cosa. Sì, poi dopo invece Anthony Quinn ha voluto fortemente Giulietta Masina, che aveva già conosciuto nel 54 sul set di Donne Proibite, e poi invece diciamo, l'incontro scontro si è avuto con Fellini, che la, si è piano piano avvicinato ad Anthony Quinn, che in quel periodo stava anche lavorando ad Attila, e quindi piano piano poi attore e regista si sono conosciuti, è nato questo gioiello di film. Questa è una scena, se vogliamo, chiave, quella che abbiamo appena visto del film, dove Bézart, che è il matto, che in realtà è un matto saggio perché sembra folle, è un funambolo, quindi è sempre sul filo della follia e della ragione, spiega a Gelsomina che si è attaccata a Zampanò, che appunto è Anthony Quinn, che rappresenta anche l'amore per il circo di Fellini, tant'è che il suo nome è un insieme di due nomi di famiglie circensi, e quindi anche qui si vede l'amore che aveva Fellini per il circo, che poi si vede in tantissimi altri film, e i clown, Gelsomina diventa un clown. E questa ragazza che ha anche delle, diciamo, delle problematiche mentali, è stata venduta per 10.000 lire a Zampanò dalla mamma, e quindi si attacca tantissimo a quest'uomo che in realtà è rude, è crudele, è cattivo, e lei si sente inutile, mentre invece in questa scena Bézart gli fa capire che anche un sasso esiste, e se questo non è vero allora nulla esiste, neanche le stelle, e le regala una collana come il suo ricordo, perché poi lei preferisce rimanere con la cattiveria e con l'essere bruto di Zampanò invece di andare con un essere gioioso, ilare, quale poi sarà lui, che poi avrà tutto un risvolto nella storia. Tra l'altro, un film citato anche da Papa Francesco per l'apprezzamento e per appunto contro quella cultura dello scarto di cui tanto si parla. Antonella, veniamo subito da te, perché ho visto Monsignor De Gregorio, che era particolarmente, come dire, con gli occhi brillanti. Devo dire sì, e tra l'altro annoiva con la testa. Avrei voluto chiederle la sua colonna sonora preferita, ma mi sa che questa è una di queste. Sì, Nino Rota, grandissimo musicista, grandissimo. Era Don Emilio Gubitosi, la fondatrice della Scarlatti, che è stata anche la sua maestra, usava dire che era un fascio di musica. Pensate che a 10 anni circa lui ha scritto il suo primo oratorio, strumentando per orchestra e per voce, quindi veramente impressionante. Il Padre Eterno ha detto: tu sei la musica, appunto. Ecco, ma un grandissimo musicista al servizio di tutte le arti, e non ha disdegnato, anzi ha intuito la grande potenza del cinema come momento diffusivo di un mezzo, quello della musica, che assolutamente incide nell'animo. Chi di noi si può dimenticare queste melodie e non le porta nel cuore, e appena le risente si commuove ancora una volta? Ma tutto questo ha a che fare in fondo con il mistero stesso della musica, che in fondo ci riporta anche al mistero della vita, la vibrazione. Non a caso la Bibbia, per raccontare con un linguaggio del primo millennio avanti Cristo la creazione, dice che Dio disse. La musica è vibrazione, tutto nasce dalla vibrazione, il cosmo nasce da una vibrazione. Ecco perché la musica, rispetto a tutte le altre arti, ci coinvolge così profondamente, perché noi siamo vibrazione, viviamo di vibrazione, siamo frutto di una vibrazione. Questo è meraviglioso. Che poi è anche il senso di ognuno ascolta la musica in maniera diversa, la stessa canzone arriva a me, arriva a lei, arriva a Chiara, arriva a Giacomo in maniera completamente diversa rispetto a quello che siamo noi in quel momento storico, in quel momento della nostra vita. E lei sta toccando un argomento bellissimo della musica. La musica è per vibrazione simpatica. Se io suono un pianoforte in una sala con altri 20 pianoforti, quel suono non è esattamente il suo, perché vibrano contemporaneamente tutti quanti gli altri. C'è la vibrazione per simpatia, e dunque la vibrazione di qualcuno fa vibrare le mie corde e la mia e questo è il segreto della potenza della musica, dove simpatia sta per condividere. Sì, esattamente. Sium pathos, come essere, dicevano gli antichi. Andiamo da Giacomo, perché viviamo un altro pezzo di film stupendo. Esatto, perché vogliamo venire un po' in epoca più recente, a sondare quell'altra magia che si è creata. Stiamo parlando di Roberto Benigni, Vincenzo Cerami e Nicola Piovani con La vita è bella. Guardiamolo insieme. Ecco, dove li metto i fiori? Lasciali lì che la vengo. Va bene. L'ho fatto venerdì. Giosuè? Giosuè? Sai dove è finito Giosuè?
Boh, non lo so, boh, deve essere di là. Senti, quella roba là la sistemi tu? Certamente. I fiori, me li fai vedere? Sembrano così belli. Sono bellissimi, te li porto su. Vuoi vedere i fiori? Sì. Te li faccio venire subito. Fiori, venite, Comodino, vieni, vieni, Comodino! Schopenhauer, la volontà, voglio che Comodino venga, vieni, Comodino! Basta, Comodino! Questo Comodino sembra molto sporco. Buongiorno, principessa! Impossibile non commuoversi guardando questa scena dove in qualche modo la musica accompagna, continua ad accompagnare un filo rosso che unisce una storia bellissima. Sì, tra l'altro questa musica accompagna una storia che in realtà, anche se la musica pare attendente all'allegro, in realtà racconta una tragedia che sta per avvenire, perché tutti sappiamo che La vita è bella, Benigni racconta il dramma del nazismo, e quindi è una famiglia ebrea che viene deportata, e quindi il dramma lo possiamo ben immaginare. Nonostante questo, Piovani sceglie di rendere la musica una musica rotonda, una musica appunto tendente all'allegro, pur tenendo quelle note malinconiche che probabilmente gli vengono anche dall'eredità probabilmente di Nino Rota e di altri grandi maestri della nostra musica. E questo film è anche un orgoglio nostro, di tanti Oscar vinti da Benigni, e se non ero addirittura anche per la colonna sonora, credo abbia vinto l'Oscar, non mi voglio sbagliare, però mi pare di sì. E quindi è un orgoglio che abbiamo, ed si nota come la musica appunto racconti e come poi rimanga nell'anima, rimanga nell'aria e possa raccontare anche con un diverso timbro, un diverso registro, anche un dramma come quello che si compie in questo film. D'altra parte, la musica, ce l'ha insegnato Fellini, riesce a diventare un personaggio effettivo, e quindi sì, quale miglior posto che un film per mostrarsi. Grazie Chiara per essere stata con noi, per averci dato questi modi anche per capire, la prossima volta che vediamo un film facciamoci caso sì, alla musica, e poniamoci un orecchio in più oltre che gli occhi e lo sguardo. Grazie Chiara. Grazie a voi, è sempre un piacere.